Immagini drammatiche, quelle che vi abbiamo raccontato per tutta la giornata, quelle che ci ha mostrato il nostro inviato, che ci restituiscono l'idea della forza, della potenza dell'acqua. Lo diceva Stefano Corradino, ci sono 13.000 persone che sono state costrette a lasciare le loro abitazioni, ma ci sono quasi 20.000 persone ancora da evacuare nel Ravennate. Questo lo ha detto a Rai News 24 il prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa. Ve lo facciamo ascoltare. Ce la stiamo mettendo tutta per riuscire a salvare tutte le persone che dobbiamo ancora soccorrere. Non è facile perché i comuni sono inondati di acqua, c'è corrente, l'acqua ancora non defluisce verso il mare, per cui insomma sono delle piene. Poco fa col comune di Ravenna e con l'Agenzia regionale di protezione civile si è convenuto di evacuare a Ravenna quasi 20.000 persone perché temiamo la piena dei due fiumi, i fiumi uniti, il Ronco e il Montone, che potrebbero esondare, quindi in via precauzionale si è deciso di evacuare tutte le popolazioni a ridosso, che stanno in un'area vasta di questi due fiumi, i cosiddetti fiumi uniti. Quindi siamo arrivati quasi a 20.000 evacuati a Ravenna, nelle altre realtà ce ne sono altri 2.000.